Sono Michele. Da quando presi 8 anni fa un geco leopardino, mi innamorai totalmente di questi animali strani. Cominciai ad ampliare la mia collezione, prendendo tutti i tipi di animali strani che mi facevano innamorare e rendendo pubblico il mio viaggio tramite questo canale, fino ad arrivare al giorno d'oggi, che ho ben 3 stanze di rettili dedicate a questi fantastici animali. Sono ora in missione per far appassionare tutti a questo mondo fantastico, in modo che non ci sia più tanta ignoranza su questi animali troppo spesso bistrattati. Quindi, in questo video, vi mostrerò tutti i miei animali. Ce ne sono però alcuni che conoscete da diversi anni. Potete vedere le loro storie nell'episodio precedente a questo, è qua su. Eccoli quindi tutti in una carrellata veloce. Scudo e Cinquedea, i miei ratti coccolosini, ora hanno 3 anni quindi sono belli vecchiotti. I miei 3 gechi leopardini che hanno tutti i nomi di scienziati perché, dai, guardali. I miei cinchetti di sabbia che continuano a riprodursi e non so più quanti sono. Inferno, il serpente con la catena disegnata sulla schiena. Noctis, il mio serpente completamente nero. Zuko, lo scinco dalla lingua blu che pensa di essere un pittore. Ramen, lo spaghetto assassino che ti uccide stappando lattine di coca. Bellissimo, il pitone reale bianco con gli occhi azzurri. Umbreon, il geco delle caverne di cui mi dimentico sempre. Tiamat, il mio boa gigante. Tetra, il mio altro boa gigante. E Kavu, il mio tegu gigante. Per sapere cosa è successo agli animali che non verranno menzionati in questo video, devi seguire le avventure che facciamo qui nel Rifugio dei Rettili ogni sabato con Mattinate con Michele. Questo è il format dove vi porto con me per mostrarvi la vita quotidiana di chi, come me, ha decine di rettili in casa. Ecco gli episodi passati. Ma ora parliamo dei rettili che nell'altro episodio non c'erano. Come da tradizione, Tiamat ci aiuterà a presentare gli altri animali, anche se non è facilissimo. Tiamat, no. Volevo farvi vedere qua Grillo, che è il mio geco tokai. Se vi ricordate, l'avevo annunciato per la prima volta l'anno scorso, appunto, con il video di tutti i miei animali. Gli abbiamo finalmente dato un nome, che è Grillo, proprio perché salta come un matto e sta cominciando a crescere. L'unica cosa è che gli è saltato un pezzo di coda, che è già ricresciuto, anche se ovviamente non è bello come prima. Lui è molto difficile da prendere e da trovare. Scusa, come mai non lo vedo? Cercando di capire dov'è. Ah, ok. Ecco dov'era. Molti mi dicono non prenderlo da sopra perché si spaventa. Però i gechi tokai, se li prendi da davanti, 100% mordono. Aia! Ok? Quindi no, devi prenderli da sopra i gechi tokai, se ci riesci. Una volta preso è molto bravo in realtà. E oggi è molto molto scuro, di solito molto azzurro. Si vede che aveva un po' freddino, infatti oggi sta piovendo fuori. Guarda come sta diventando azzurro. Scusa. Guarda com'è azzurro. Adesso sta diventando super 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 azzurro rispetto a quando l'abbiamo tirato fuori, che era praticamente nero. Guarda come sono diventate bianche queste bande qui e verde acqua questa zona, proprio per minacciarmi. Vedi com'è rosso adesso. Guarda che roba. Ma è incredibile. È cambiato completamente colore. Cioè da nero e rosso è diventato azzurro quasi bianco e verde acqua. Lui è un maschio o una femmina? Mi hai fatto una bella domanda, Patrizio. Non so se è maschio o femmina. Proviamo a dare un'occhiata adesso, che è sicuramente più grande dell'altra volta. No, mi sta aprendo la bocca. No. Infatti posso prenderti? No, da sopra, così. No, non girarti. Sia i maschi che le femmine di geco tokai sono dotati di pori femorali, dei puntini sopra la zona genitale. Sì, mi sa che è una femmina. Nelle femmine sono lisci e poco distinguibili, nei maschi sono ruvidi e facili da vedere. Quindi probabilmente Grillo è in realtà Grilla. Non è ancora super sicuro perché comunque dalle dimensioni possiamo vedere che non è grandissima. Diventerà circa il doppio di così, anche se i maschi diventano più grandi, quindi peccato. Essendo che abbiamo scoperto che Grillo è una femmina, da oggi in poi la chiameremo Cavalletta. È un nome appropriato per una salterina come lei. Dai. No. Ed in parte ci sono i miei gechi volanti. Questi li ho presi recentemente. Sono animali molto molto fragili questi. Non nel senso che quando cadono sono fragili, perché sono costruiti apposta. Molti mi dicono: oddio, ma poverino, è caduto da un metro di altezza. Ragazzi, pesano 7 grammi, non si fanno nulla cadendo. Anzi, sono fatti apposta per lanciarsi, aprire queste frangette e planare. Sono quindi costituiti per la maggior parte da pelle lassa, che li aiuta a frenare la caduta. Ma no. No! Ok, siamo riusciti a prenderlo. No! No, ho perso la coda, porco Giuda, no! Non ci credo, mi ha lasciato la coda. Non ci posso credere. No, guarda, no! Questa qua ricrescerà, non sarà così bella ovviamente. Ma, oh, ma la senti? Ok, siamo riusciti a fare una ripresa. Poverina. Ma tu?
Ma perché mi perdi la coda? Ma sei fuori? Niente, rimettiamola a casa. Vai a casa. Oh. Cioè, ma non mi vuole più lasciare. Abbiamo imparato che i gechi non vanno mai tenuti tra l'indice e il pollice. Io non sapevo potessero perdere la coda. Mi dispiace veramente tantissimo. Però vabbè, cioè, i gechi sono fatti apposta per fare questo. Provo a prendere l'altro. Oh, ma proprio. Questi dovreste già sapere, se mi seguite, che li ho maneggiati solo 3 volte da quando li ho presi mesi fa, includendo il maneggiamento per trasportarli fino a casa. Ho mostrato per primi questi esempi di animali che si stressano con il maneggiamento per mostrare che i rettili non vanno maneggiati per divertimento. Deve sempre esserci un motivo. Il mio è quello di farli vedere a centinaia di migliaia di persone, quindi non ditemi che lo sto facendo per nulla. Inoltre, questi gechi sono i miei animali più difficili da maneggiare. Sfido chiunque a fare meglio di quanto abbia fatto in questo video. Lui è il maschio. Dovrebbe essere quello più agitato tra i due. È al codone più grosso, quindi assolutamente non voglio che lo perda. Quindi questo qua adesso lo mettiamo subito via. Però devo maneggiarlo per forza per farlo vedere in un episodio, altrimenti non lo vedreste mai. L'altra vocalizzava molto di più. Si vede che oggi era proprio particolarmente spaventata. Non l'ho mai vista così agitata l'altra. Mentre invece lui è come al solito, cioè cerca di scappare ma non è estremamente stressato. La femmina si vede che l'abbiamo beccata in un momento sbagliato. Non mi sembra in muta, ma sicuramente oggi era più stressata. Loro sono nati e cresciuti in cattività, quindi dovrebbero essere molto più buoni di quelli selvatici. Guarda lui che bella farfallina che ha lì, cioè lui ha una farfallina disegnata così sulla testa. E adesso lo rimettiamo a casa. Eh no. Che stupido. Cioè, cosa vuol dire? Cioè lui per scappare viene verso di noi. Let me out. Che peccato, poverina, ogni senza codina adesso, no. Guarda che bella che era. Era bellissima. Questa è Irelia, è uno dei miei nuovi serpenti. È un Leio Python Albertisi, cioè un serpente dei sogni per qualunque allevatore. È molto ricercata per la sua bellezza, perché ha questi riflessi pazzeschi e le femmine raggiungono anche dimensioni di 2 metri. La mia è una femmina. È ancora in quarantena, quindi sto ancora decidendo se è in salute o meno. Ed è molto piccola ora come ora, quindi deve ancora crescere. L'avevo chiamata Katarina, ma in questo video ho deciso che un nome è troppo difficile da dire. Katarina tutte le volte non mi viene. Quindi l'ho chiamata Irelia. Non lo so perché mi risulta, è più, non lo so, c'è più da faccia da Irelia. Ha fatto una pentakill con 5 topi. Questi sono comunemente chiamati white-lipped python, e cioè pitone dalle labbra bianche. Sono generalmente aggressivi e tendono a mordere ripetutamente, cioè un morso dietro all'altro. E l'ho anche osservata farlo una sera. Spero che maneggiandola regolarmente si tranquillizzi, anche perché essendo nata in cattività è sicuramente un serpente più calmo. Lei l'ho pagata ben 600 euro e sono andato fino in Germania per prenderla. Come per tutti i miei animali puoi vedere il video dell'acquisto sul mio canale. La telecamera purtroppo non le rende giustizia, dal vivo questo serpente è veramente fantastico, proprio per le iridescenze che creano le squame. Ha questi riflessi arcobaleno su tutto il corpo che la fanno sembrare finta. Irelia ora ha quasi 1 anno e non vedo l'ora che cresca. Fermi tutti, sapete che ho creato un libro gioco per bambini dai 7 agli 11 anni? È un libretto di enigmistica dove bisogna trovare le parole riguardanti i rettili, come ad esempio i morph dei gechi ciliatus. Ogni pagina è stata fatta da me partendo dal puzzle e bisognerà trovare delle parole inerenti ai rettili. Si partirà da parole semplici come serpente, lucertola e tartaruga, fino ad arrivare a sauro, ofide e chelone, per poi arrivare alla fine del puzzle con parole più complesse come cinesaurus, ofeudris o trachelis. Questo per far familiarizzare i bimbi con le parole riguardanti i rettili. Tramite il gioco infatti si impareranno come si scrivono moltissime parole e nel libretto troverete molti dei miei animali. Quindi se lo volete per collezione o per giocare al fantastico gioco, trovate questo libretto su Amazon. Il link è in descrizione e nel primo commento di questo video. E ora andiamo avanti col video. Questi sono i cani di mia mamma, me li ha lasciati qua per il weekend perché lei è alla fiera del fitness di Rimini. Cucciolo. Quindi me le ha appioppati qua i suoi cagnoni giganti. Questo è però il mio, questa è la mia. Dai, non fai il maiale. Sì, a confronto loro sono super magri perché sono dei levrieri. Non è lei che è cicciona, no. Guarda che vi sento nei commenti. Perché non è cicciona, ha le ossa grosse. Non ti faccio, ne?
Questo invece è Jimmy, il clamidosauro. Presto lo sposterò nel terrario più grande. Sto aspettando che mi arrivino i vetri, voi l'avrete già visto completato. Ma al momento delle riprese è ancora qua dentro. Se vi siete persi il video è qua. Jimmy lo presi che aveva già 7 anni. È con me da poco. Era stato ignorato talmente tanto dal suo proprietario precedente che è pieno di pelle tutta attaccata. Questo gli ha creato un problema di disettisi, cioè non riesce a fare la muta. Come vedete ci sono diversi strati di pelle secca ed è molto magrino. Sto cercando di fargli prendere un po' di peso, anche se alla sua età non è facile. I clamidosauri devono rimanere così. Vedete la conformazione che ha proprio del fisico, cioè sono fatti per rimanere così, quindi hanno bisogno di terrari verticali molto alti. È per questo che non si vedono molto in cattività, però secondo me sono uno degli animali migliori. La cosa negativa è che bisogna fare un terrario custom made, cioè fatto apposta per questo animale. Sei identico, eh? Sì. Jimmy è carinissimo e non è per niente aggressivo. Direi che è più espressivo. Apre la clamide, infatti, per mostrarsi più grosso, ma fondamentalmente perché ha paura. Non ha mai nemmeno provato a mordere, nemmeno quando gli faccio i bagnetti per togliergli la pelle morta. È un animale carinissimo e mi sono già affezionato tantissimo. Qua c'è Tenaglia, è bella cattivella, è uno dei serpenti più cattivi che ho. Dopo, cioè adesso per voi, dovremo cambiarle la quarantena perché voglio farvi vedere i terrari un po' così come sono. Essendo che è molto sporca però la sua, devo cambiarla oggi. Lei però non sarà molto d'accordo con questa cosa. Sa... Vieni più vicino, mi ha già morso. Ehi, cosa mordi? No, ma dai, ma stai tranquilla, ti devo cambiare la quarantena. Santi Dio, è una bestia di Satana. Guarda com'è. Niente, vuole stare qua sopra. No, fammi prendere il gancio, fammelo. Tenaglia non è che sia cattiva di per sé, i serpenti sono sempre difensivi, ma aggressivi. Mi spieghi cosa stai facendo? Giustamente, lei si vede una mano piombare nella sua casa e lei la morde, ma io dovevo né più né meno pulire. Non sono così tutti i serpenti, semplicemente certe specie sono più mordaci di altre, e i Tenurus sono una di queste. Quindi sì, tutti i Tenurus hanno la reputazione per essere serpenti molto mordaci. Abbiamo una nuova aggiunta. Se non avete visto il video dell'annuncio, cliccate la i qua sopra. Lui era Gumi, un nuovo Pantherophis guttatus. Non era neanche programmato che ci fosse, proprio perché una mia amica mi ha portato il suo serpente a tenere e poi dopo si è scoperto che non poteva più tenerlo. A me piace moltissimo come serpente, ma essendo un morph molto molto comune, ho chiesto a voi viewers se vi piace e se tenerlo, quindi ho fatto questo. Che dite allora? Lo tengo questo serpente? Se questo video raggiunge 5.000 likes, me lo tengo. E quel video ha raggiunto 40.000 likes, quindi ok, ho capito, lo teniamo, ok? Così gli ho dato il nome Ragù e adesso ve lo faccio vedere. Ragù è un bellissimo serpente del Gran Turco, il morph è Motley Albino. Ci sono veramente di tutti i colori, infatti Shiva, il mio altro serpente del Gran Turco, che ahimè è morto, era completamente diverso da questo. Lui è molto più agitato di quanto fosse Shiva e salta qualche pasto, cosa strana per un Pantherophis guttatus. Non avendolo cresciuto io, purtroppo non so come è stato cresciuto e ce l'ho ancora da poco, vedremo quindi in futuro come sarà. Ferma, no. Adesso mi faccio alzare. Ok. Cosa dobbiamo fare poi? Loro sono i miei Goniosaurus Yamashine. Sono anche loro in quarantena perché li ho presi alla fiera di Yam. Prestissimo gli faremo un terrario. Adesso li metto giù perché... Sono molto simili a Umbreon, ma di particolarità hanno che non perdono quel pattern dorato. Infatti loro sono già subadulti. Sono maschio e femmina e si chiamano Light e Misa. I Goniurosaurus sono una specie di geco che apprezzo tantissimo. Una cosa che non si sa in giro è che sono gechi molto resistenti, quasi quanto un geco leopardino. Ed è questo che apprezzo della loro cura. Stanno meglio al fresco essendo gechi della caverna, quindi bisogna solo stare attenti a non surriscaldarli. Light e Misa proverò a coabitarli nello stesso terrario. Spero solo che non uccidano tutti i gechi cattivi con un attacco di cuore. Ma se vedrò che litigano non avrò problemi a separarli. Di terrari per gechi delle loro misure ne ho bizzeffe. Ah, ti ho beccato che fai la muta, guarda qua, ti ho proprio beccato nel fatto.
Eccola qui, è venuta via un'altra codina. Stavolta però è venuta via bene. Questi sono i miei Tribolonotus gracilis. Lui è Cosmo, quindi è maschio. Dentro c'è Wanda e dentro c'è anche uno dei loro cuccioli. Non gli ho ancora dato un nome, quindi scrivete qua sotto un commento perché come al solito sceglierò uno dei vostri nomi da dare al mio Tribolonotus. Adesso ve lo faccio vedere. Si chiamano Shinky Coccodrillo e come vedete stanno molto molto fermi quando li maneggi, anche se andrebbero maneggiati il meno possibile perché sono animali che si stressano. Ma dai, sto vedendo adesso che ha tutte le dita arancio perché ha appena fatto la muta, come avete visto. Adesso facciamo vedere che belle le loro dita. Per loro, come la maggior parte dei miei animali, abbiamo fatto una guida su come tenerli in casa. Ti basta cercare il nome del rettile su YouTube per trovarla gratuita per tutti. Mi interessa infatti che gli animali stiano bene in cattività, la mia missione è proprio questa. Se vuoi supportarmi e avere contenuti esclusivi solo per te, puoi entrare a far parte della tribù e abbonarti al canale per vedere tutti gli update segreti per il concilio interno. Qui avevo visto un pezzettino di muta ancora attaccato al dito, allora ho aiutato lo Shinko a rimuoverla. Avere muta attaccata ancora alle dita è una cosa rischiosa per i rettili e in casi estremi può anche causare l'amputazione delle dita. Per questo una volta ogni tanto vanno tirati fuori dal terrario e controllati. Chi vi dice che è assolutamente sbagliato tenere in mano i rettili sta esagerando. Come si può determinare il loro stato di salute senza analizzarli da vicino? Quindi come tutte le cose ci vuole moderazione. I rettili vanno maneggiati il meno possibile, ma non è che se li tocchiamo muoiono. Ora vediamo il cucciolo di Tribolonotus quanto è cresciuto. Ma prima Cosmo deve tornare a casa. Ma che cos'è? Bellissimo. No, ma dai. Niente, è scappato nella stessa tana dove era appena scappato l'adulto. E come potete vedere, l'adulto è stressato. Non vuole essere maneggiato di nuovo. Tranquillo, Cosmo, sono qui per prendere il piccolo. Questi sono animali molto resistenti, come vedete hanno una corazza su tutto il corpo, quindi non preoccupatevi se vi sembra che lo stia tenendo strano. È proprio per evitare che si faccia male correndo e cadendo che lo tengo così. I piccoli infatti sono molto più agitati e veloci degli adulti. È meglio tenerli ben saldi piuttosto che farli cadere. Perfetto, vedo che c'è qua Fatalis arrampicato sul vetro. È rimasto solo lui purtroppo in questo terrario, come abbiamo visto in questo video. Quindi adesso proveremo con moltissima attenzione a tirarlo fuori per voi. Così vediamo tutti i dettagli di questo geco drago, che è un Uroplatus ebenaui. Questi gechi foglia, che mi piace chiamare gechi drago per ovvi motivi, sono la specie più piccola di Uroplatus. È un gecko del Madagascar di cui si sa veramente poco. Fatalis lo tengo in un Biorb Earth super tecnologico per mantenere tutti i parametri perfetti ed impeccabili, simulando alba e tramonto, nebbia e pioggia. Gli ho anche fatto un terrario bioattivo per dargli la possibilità di stare in un ambiente più naturale possibile. Questi sono letteralmente delle fette di natura tenute in casa. Le piante vere forniscono nutrimento a degli esterini detritivori che romperanno le feci dell'animale e le cortecce nel terrario, dando nutrimento alle piante. Ciò crea un rapporto di biocenosi, creando un terrario che si sostiene automaticamente. Ho un corso di un'ora disponibile su Patreon proprio su come creare un bioattivo, fatto con un professionista, ma puoi vedere gratuitamente come ho creato il terrario di Fatalis. Corri a recuperare il video. Tra pochissimo vedremo i miei animali più grandi, ma ora ci tocca vedere velocemente tutti i miei aracnidi. Questi li considero i miei animali segreti, essendo che sul canale li mostro poco perché mandano effettivamente via le persone. Però io le amo e mi piace tantissimo tenere questi esseri incompresi. Infatti le tarantole sono generalmente tranquille, specialmente quelle di grandi dimensioni. Se si sta attenti e si rispetta l'animale, un po' come si dovrebbe fare con i serpenti, è veramente difficile essere morsi. Come la mia Pecilotheria regalis, che vedete in sottofondo. E sì, questo è il modo corretto di pronunciare il nome in latino di questo ragno. Cerchiamo di normalizzare la pronuncia latina, vi prego. I dittonghi AE e OE in latino si pronunciano E. Alcune tarantole però sono estremamente veloci, come la mia Psalmopeus irminia, che durante le riprese del video è scappata. È un mistero anche per me dove si mette questa qua. Quella super velenosa. Sì. Eccola. Cristo. No, 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 no. Stupida la mossola.
Hai visto? Sì, sì. Spegne qui su. Andare avanti. Ancora un pochino. Insomma, le tarantole ti fanno intendere molto bene se vogliono essere maneggiate oppure no. Questa, ad esempio, non vuole avere nulla a che fare con me. Adesso si incazza. Le femmine di tarantola vivono anche fino ai 15 anni, quindi secondo me sono animali che danno moltissima soddisfazione, a meno che ti capiti un maschio che purtroppo vive 4-5 anni a seconda della specie. Come vedete ne ho proprio di tutte le misure, e cioè di tutte le età. Ma ho anche uno scorpione che adoro a dismisura, questo è uno scorpione di foresta, non del deserto, quindi apprezza l'umidità. Ma ora andiamo avanti nel rifugio dei retti. Qua c'è Costantino, il mio piton bivittatus, praticamente un moluro, uno dei serpenti più grandi che si possano detenere in Italia. Diventerà infatti un serpente di 4 metri. Prossimamente gli costruirò un mega terrario lungo tutto questo muro. È quindi un pitone ancora in crescita. Costantino è il serpente più puccioso che ho. Dai, guarda che faccino che ha! Mi sono affezionato subito, nell'istante in cui l'ho visto. L'ho quindi comprato al balzo, essendo che cercavo un moluro da diversi mesi. Ma purtroppo sapevo che il rivenditore non era tra i più affidabili. Non volevo comunque lasciarlo tra le sue grinfie, perciò l'ho portato a casa per dargli il meglio delle cure. Sei ancora tutto mutosino te. Tutte le volte che ti filmo sei muta, eh? Non vale. Come faccio a filmarti quanto sei bello? Facendo questo però mi sono portato a casa un'infezione di acari dei serpenti che per 6 mesi ha terrorizzato l'intero rifugio dei rettili. Questi sono dei piccoli esserini che succhiano il sangue ai rettili. Ci ho fatto un episodio se vuoi scoprire cosa sono. Non mi pento comunque di nulla, ne è valsa la pena, anche perché a questo serpente sono già affezionato più che mai. È sicuramente uno degli animali a cui voglio più bene, anche perché per lui ho proprio combattuto. Non mi vuoi lasciare la manina? Mi lascia. Esplora da solo. Questo, in un angolo del rifugio dei rettili, è Rayquaza, il mio Corallus caninus. L'ho messo qua proprio perché sono facilmente stressabili vedendo la gente camminare. Loro guardano costantemente fuori dal terrario ed è anche per quello che gliel'ho tappato su 3 lati. I caninus sono rinomati per essere estremamente mortaci, ma il mio è uno dei serpenti più buoni che ho, tanto da potergli aprire la bocca senza problemi. Purtroppo è stato infettato da acari il giorno in cui lo comprai, perché lo portai a casa insieme a Costantino prima di sapere che fosse infetto. Quindi in macchina si sono sparsi gli acari. Ad oggi li ha debellati, ma i caninus, essendo animali estremamente fragili, ha avuto delle conseguenze. Questi animali infatti sono rinomati per lasciarsi deperire in seguito a un semplice cambio di terrario. Si stressano per nulla, saltando pasti. Il trauma dell'infezione di acari li ha infatti lasciato 6 mesi senza fame. L'ho riavviato al pasto con molta calma, facendolo mangiare una volta in recenti settimane, ma purtroppo non ha ancora ripreso regolarmente a mangiare. Temo che dovrò forzare il pasto, cosa che con i caninus è meglio non fare. Troveremo la soluzione in un prossimo episodio, quindi attiva la campanella delle notifiche su tutte se vuoi non perdertelo. Ora vedremo i miei 2 draghi più grandi. Sono 2, sì. Questa è una. Lei è Ran ed è la femmina. È un Hydrosaurus celebensis, cioè un drago d'acqua. Vivono sui rami sopra i fiumi ed io ho cercato di riprodurre il loro habitat il più possibile. Sotto i loro rami infatti ci sono ben 700 litri d'acqua. Puoi vedere il video della costruzione di questo terrario sul mio canale. È secondo me uno dei miei video migliori. Lei, anche se è bellissima, non rappresenta molto la bellezza di questa specie, che è la mia preferita tra i rettili. Gli Hydrosaurus infatti hanno molto dimorfismo sessuale. Lui infatti è il maschio, Bob. Bob è un cucciolone ed è molto curioso e cerca spesso le interazioni con me, soprattutto se c'è del cibo. Dico sempre che sono come dei cagnolini. Se mi seguite su Mattinate con Michele, potete vedere che veramente sono molto molto buoni. Hanno dei comportamenti molto molto belli. Sono sempre stato uno dei miei animali preferiti. E scoprire che anche di comportamento e temperamento sono uno dei miei animali preferiti è stata veramente una piacevole sorpresa. Sono sempre stato innamorato degli agamidi e loro hanno soltanto rinforzato questo mio credo. Quindi vi posso affermare con certezza che la mia famiglia preferita di rettili sono proprio gli agamidi, che comprendono le pogone, clamidosauri e idrosauri. Ma non solo. Faremo presto un video a riguardo per riuscire a distinguere le diverse famiglie di rettili. Se vuoi vederlo, iscriviti. Gli Hydrosaurus sono sempre stata la mia specie preferita di rettili. Ed averne finalmente una coppia è un grandissimo traguardo per me. Questi sono infatti animali estremamente rari, specialmente nati in cattività come i miei. Li ho pagati infatti 2.200 euro. E l'avventura per trovarli in tutta Europa è nel video che vi avevo consigliato prima.
fa impazzire il fatto che sembrino dei draghi veri e propri. Anche se maneggiare dei draghi con questi artigli non è facilissimo, insomma. Infatti ogni volta, anche se utilizzo dei guanti da falconeria, mi lasciano delle cicatrici sui polsi. Ma non lo fanno apposta, è solo perché sono grossi. Bene, siamo riusciti a vedere tutti i miei animali, in qualche modo. Quelli che non sono stati visti li potete vedere negli episodi passati. Ve ne ho linkati alcuni qua, dove ce l'hai in alto a destra. Io pubblico ogni sabato e attivate la campanella, così vi arrivano i video. Io vado, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima avventura. Mi sta facendo, è presente quelle pubblicità del coso posturale che ti tiene dritto? Cioè, mi sta, guarda, è una roba pazzesca, mi sta tenendo aperto, ma no, non sto esagerando io, Cioè, è pazzesco. Vado!